Oh, buongiorno. Abbiamo visto nelle ultime due lezioni come una vicenda emblematica della storia italiana, cioè il ruolo di un gruppo di interesse particolare, la loggia segreta P2, per ciò che concerne le vicende politiche anche italiane, si intrecci notevolmente con la storia economica del nostro paese e la storia delle istituzioni di politica economica del nostro paese, in particolar modo della Banca d'Italia. Oggi vi parlerò di un lavoro di ricerca che sto conducendo da qualche anno, grazie soprattutto ai finanziamenti che ho ricevuto dall'Institute for New Economic Thinking, che ha sede a New York, e che si chiede proprio se l'operato della P2 ha avuto delle conseguenze misurabili su le dinamiche finanziarie ed industriali del nostro paese. La ricerca che oggi vi presento e che in realtà è suddivisibile almeno in tre passi fondamentali e che è pubblicata parzialmente su una rivista italiana che è Moneta e Credito per quanto riguarda la sua prima parte e che è apparsa anche come working paper dell'Institute for New Economic Thinking per quanto riguarda una sua seconda parte. È stata condotta con l'assistenza del dottor Gaetano Perone e fornisce un'analisi del valore delle connessioni politiche fra 150 imprese italiane presenti sulla Borsa di Milano per l'anno 1981 e i 962 membri noti della lobby P2. Abbiamo già visto nel corso delle lezioni di questa settimana tanti aspetti di carattere storico, politico e giudiziario riferibili alle vicende della P2, oltre ai testi che ho richiamato ieri e che sono stati scritti da Giuliano Turone e curati da Giuseppe Amari, vale la pena ricordare i lavori di Sergio Flamini, in particolar modo Trame Atlantiche, un testo edito da Caos Edizioni, in cui vi sono anche importanti considerazioni per quanto riguarda gli aspetti delle infiltrazioni finanziarie perpetuate dalla Loggia. Un testo più recente del politologo Galli, I lavori di Giannulli per quanto riguarda le infiltrazioni nei servizi segreti e il lavoro dello storico economico Magnani per quanto riguarda le figure riferite alle relazioni finanziarie che caratterizzarono la P2, quindi in particolar modo Michele Sindona. Dal punto di vista delle tecniche che cercherò di introdurvi oggi, senza entrare molto nello specifico, ma semplicemente per darvi un'idea di quelli che possono essere gli strumenti più interessanti per gli economisti che vogliono studiare più in generale le relazioni che intercorrono tra network legali o illegali e performance finanziarie di imprese sono sostanzialmente due: la cosiddetta social network analysis e la event analysis. La social network analysis ci consentirà di disegnare la rete delle relazioni che si instaurano fra gli uomini che fanno parte della P2 e i consigli di amministrazione delle imprese, anche tenendo conto dei documenti storici che ho potuto consultare nel mio lavoro presso l'archivio Flaminghi,
Mentre l'event analysis è quella tecnica econometrica che nel nostro caso specifico ci consente di comprendere se un evento particolare, nel nostro caso la scoperta, o meglio la diffusione al Parlamento e ai giornali dei nomi che facevano parte della lista della P2, ha segnato un cambio di performance rispetto a un certo numero di soggetti che hanno una stessa caratteristica. Prima di questo evento, questi soggetti raggruppabili in un network, nel nostro caso sarà il network P2, hanno certe performance, dopo questo evento hanno altre performance. Inoltre, la valutazione di queste performance viene svolta comparandola con un altro gruppo, diciamo il gruppo che non ha le caratteristiche di far parte del network, nel nostro caso riferito alla lobby massonica. Chi di voi conosce un po' le tecniche sperimentali utilizzate per esempio in medicina non mancherà di riscontrare una certa analogia con quella metodologia che prevede la differenziazione fra un gruppo trattato e un gruppo di controllo rispetto alla somministrazione di un certo farmaco. Qui l'idea è che la caratteristica, cioè il far parte di un determinato network, sia in qualche modo analoga ad aver subito un certo tipo di trattamento. E quindi il confronto con il gruppo di controllo che non ha subito quel trattamento, che non appartiene a quel network, ci consente di capire effettivamente qual è l'effetto di quel trattamento su quel gruppo trattato. Cioè, qual è l'effetto economico nel nostro caso, quindi qual è il valore delle connessioni politiche del far parte o dell'essere infiltrati dalla loggia massonica. Quindi le domande di ricerca che io mi sono posto sono le seguenti: come possiamo identificare le imprese che hanno qualche tipo di connessione con la loggia P2? Come possiamo definire e misurare la centralità di tali connessioni nella rete di relazioni più generale che caratterizza gli uomini facenti parte dei consigli di amministrazione delle società quotate in borsa nell'anno rilevante della nostra analisi? Terza domanda: prendendo il valore delle azioni emesse dalle società quotate in borsa come proxy, quale evento principale offre il miglior punto di osservazione per valutare le conseguenze dell'essere parte del network P2? E ultima domanda è: qual era il valore di una connessione con la loggia P2 in termini proprio di performance economica misurata sul cambiamento, sul rendimento delle azioni? La domanda ha senso? Non solo dal punto di vista logico, ma anche dal punto di vista degli episodi storici e di storia finanziaria. Uno dei modi, forse il principale, per rendersene conto è andarsi a leggere la relazione annuale della Banca d'Italia nell'anno 1981, che è l'anno, come avete visto nelle scorse lezioni, in cui scoppia lo scandalo P2, perché in marzo la Guardia di Finanza trova la lista dei 962 presso Villa Vanda, la villa di Licio Gelli, gran maestro della loggia, e in maggio il presidente del Consiglio Forlani si decide a trasmettere alle Camere, ma quindi a rendere pubblica, la lista dei 962. Da quel momento in poi abbiamo visto che scoppia una vicenda politica particolarmente critica, ma anche una vicenda giudiziaria particolarmente importante, che poi si dirama in diverse direzioni proprio per i ruoli che dal punto di vista dei magistrati, ma anche della commissione parlamentare presieduta da Tina Anselmi,
la P2 gioca infiltrazioni nella politica, infiltrazioni nei servizi segreti e nel ruolo delle forze armate, infiltrazioni nel mondo dell'informazione e nel mondo economico e finanziario. La Banca d'Italia nell'81 segnala: l'anno è stato caratterizzato da un andamento assai differenziato nei due semestri. Il primo semestre è terminato con un guadagno del 28,6% sulla borsa, come guadagno medio, e il secondo con una perdita del 21,6%. La forte oscillazione dell'indice azionario non trova riscontro per ampiezza e fase negli altri maggiori paesi industriali e conferma la fragilità del nostro mercato, nel quale sembrano mancare quei meccanismi che, attenuando gli eccessi dovuti alla mancanza di sincronismo fra domanda e offerta, siano capaci di regolarne ordinatamente la crescita. Abbiamo visto ieri dall'intervento di Giuseppe Amari che questi meccanismi in realtà sono anche mancanze istituzionali. Giuseppe Amari parlava della SEC e in particolar modo di una Consob non ancora matura per svolgere il ruolo che le compete di monitoraggio e regolamentazione per ciò che riguarda i mercati finanziari. Se ci aggiungiamo anche che la vigilanza di Banca d'Italia era stata colpita fortemente dalle stesse manovre occulte della P2 e dalle pressioni esercitate anche dal mondo politico, beh, allora il quadro appare completo. Nella prima parte dell'anno, sempre si legge nella relazione di Banca d'Italia, l'afflusso dei capitali in borsa a fronte di un'offerta rigida provocava un forte rialzo dei corsi, mentre erano deliberate importanti operazioni di ricapitalizzazione più che sufficienti ad assorbire la liquidità disponibile. Particolarmente favorito era il comparto bancario assicurativo finanziario, che si avvaleva di un fenomeno di autoalimentazione connesso con la rivalutazione dei propri portafogli e con l'aumento delle operazioni di intermediazione in titoli. L'accresciuta remunerazione delle altre attività finanziarie con minor grado di rischio, l'eccessivo carico speculativo di alcune frange del mercato, l'acuirsi dei contrasti fra i grandi gruppi finanziari, nonché la forte e simultanea richiesta di capitali da parte delle società quotate, anticipata dagli operatori, determinavano però in giugno una brusca variazione di tendenza che nella prima quindicina del mese riduceva del 16% il livello raggiunto dei prezzi. La Consob reagiva alla crisi disponendo la sospensione delle operazioni a termine. Ora, è probabile, però, da quello che ho cercato di mostrarvi nel corso delle lezioni che abbiamo tenuto questa settimana, che l'afflusso di capitali in borsa, le operazioni di ricapitalizzazione, l'eccesso di domanda esercitato su particolari attività finanziarie sia caratterizzato da quel sistema che già negli anni 70 aveva posto in essere, all'inizio degli anni 70, Sindona, e che caratterizzò poi con le stesse modalità anche l'operato del Banco Ambrosiano di Calvi, che generava appunto un disturbo delle pratiche consuete di mercato attraverso la tecnica dei depositi fiduciari presso società estere di uno stesso gruppo non noto, e operazioni di sostegno della domanda di titoli sulla borsa di Milano che avvenivano dall'estero in modo tale da realizzare plusvalenze finanziarie e comunque creare disturbo rispetto anche agli assetti proprietari tradizionali che caratterizzavano gli interessi della cosiddetta finanza laica facente capo a Mediobanca di Cuccia. Questi sono i valori che Banca d'Italia mostra nella relazione. In particolare, guardate l'indice dei corsi. L'Italia è questa linea nera. Concentratevi sull'81 in cui avete esattamente questo andamento a campana. Come vedete, l'andamento dei titoli in Italia supera quelli del Regno Unito, degli Stati Uniti, della Germania, e non c'è tutta questa variabilità, soprattutto nell'anno 1981, degli altri paesi. Quindi questo significa
che il contesto internazionale non può essere considerato rilevante per spiegare questo andamento volatile o comunque sia dicotomico, nel senso di grande crescita degli indici azionari e poi precipizio degli indici azionari stessi che caratterizzano l'andamento italiano. Qui chiaramente abbiamo dei numeri indici in cui tutti quanti i valori sono posti uguali a 100 all'inizio del 1977. Questo andamento chiaramente non è l'unica variabile, l'andamento dell'indice dei corsi che va preso in considerazione, ma è quella che prenderemo in considerazione noi. Le altre due variabili rilevanti sono i dividendi, che però non sempre seguono l'indice dei corsi, non sempre in situazioni di crescita degli indici azionari vengono ad aumentare i dividendi, come non sempre in situazioni di declino degli indici azionari vi è una riduzione della distribuzione dei dividendi. E poi invece qui abbiamo il rendimento percentuale, che come potete vedere è rappresentabile in modo del tutto speculare all'indice dei corsi azionari. Dal punto di vista dei valori che si riferiscono al 1981, tra gennaio e settembre, su dati giornalieri che mi sono premurato di raccogliere manualmente, visto che non sono stati trasformati in dati disponibili su dataset e su software, anche con l'aiuto di alcuni miei studenti nel corso degli anni passati e del mio assistente alla ricerca, dottor Gaetano Perone. Come potete vedere, l'andamento dei valori giornalieri dell'indice sulla borsa di Milano, il Milano Stock Exchange Index, ci troviamo di fronte a una situazione divisa in due. E quando si raggiunge il massimo dell'indice? Beh, esattamente tra la fine di maggio e l'inizio di giugno, quando poi c'è un precipizio che dura fino alla fine di luglio, vi è una piccola ripresa in agosto e poi si ritorna a decrescere alla fine di settembre. Quindi c'è la possibilità di individuare un evento in questo lasso temporale che ha creato questo scompenso. Anche Federico Caffè, che abbiamo citato ieri, il 26 giugno scrive: soltanto gli assoluti ignari avrebbero potuto non rendersi conto che il rialzo manifestatosi in modo abnorme negli ultimi tempi comportava rischi eccessivi, che potevano benissimo essere frenati con l'imposizione di una copertura parziale in contanti sulle operazioni a termine. Come ieri abbiamo cercato di analizzare insieme a Giuseppe Amari, Federico Caffè in altri scritti imputa questo rialzo non solo alle assenze delle istituzioni necessarie affinché i mercati finanziari siano adeguatamente regolamentati. Federico Caffè pensa dei mercati finanziari quello che pensava John Maynard Keynes, cioè che sono qualche cosa che non può essere eliminato, ma che va regolamentato. Keynes scriveva: non si deve ammazzare la gallina che fa le uova d'oro, ma bisogna imporre una tassa su ogni uovo che fa la gallina. Non bisogna, voleva dire, creare una situazione di iniqua distribuzione dei redditi che favorisca eccessivamente la rendita finanziaria, ma bisogna creare delle condizioni affinché non ci sia uno sbilanciamento eccessivo tra le risorse che vengono attratte sui mercati finanziari e che mettono a repentaglio le risorse che invece devono essere indirizzate su progetti di lungo periodo che riguardano l'economia reale. Come possiamo innanzitutto identificare le imprese che appartengono al network P2? Prima domanda. E perché dobbiamo farlo? Beh, evidentemente perché
il tipo di ipotesi che andiamo a considerare è che sia proprio la scoperta della lista P2 e la sua diffusione pubblica quell'evento che traumatizza gli operatori finanziari. Anche perché gli operatori finanziari che avevano favorito questo distanziamento dai valori reali dei corsi azionari, probabilmente, altra ipotesi da verificare, sono proprio quelli che cercano di favorire le strategie finanziarie e di cambiamento degli assetti proprietari delle imprese in Italia previste dalla P2. Ora, il tipo di analisi che io ho effettuato riguarda innanzitutto la relazione finale della Commissione parlamentare d'inchiesta sulla loggia massonica segreta di Licio Gelli, la cosiddetta relazione della maggioranza della Commissione, cioè la relazione Anselmi, che viene data alle stampe il 12 luglio 1984, che presenta un capitolo in cui tenta di ricostruire le connessioni di questo network sui mercati finanziari, quindi nomina alcune aziende. Ma ho fatto poi anche un'analisi autonoma, cioè un'analisi dei cosiddetti interlocking directorates, cioè delle connessioni tra i membri del consiglio di amministrazione delle società quotate in borsa, presenti in una pubblicazione della stessa Borsa di Milano annuale che si chiama il Calepino dell'azionista, intrecciando i nomi dei consiglieri d'amministrazione con i nomi della lista ritrovata nella villa di Gelli dalla Guardia di Finanza nel marzo del 1981. In questa analisi ho dato pertanto la seguente definizione di imprese politicamente connesse chiaramente alla P2. Quando la Commissione parlamentare Anselmi nomina quell'impresa mettendola in relazione alla P2 all'interno delle sue ricostruzioni. Oppure, quando i membri del consiglio di amministrazione sono riportati nella lista di Castiglione Fibocchi, e ho poi creato un ulteriore indice che qualifica le connessioni politiche attraverso gli indici di centralità ricavabili dalla social network analysis su cui adesso ci andiamo a concentrare. Ho chiamato cluster Anselmi il cluster, cioè l'insieme di imprese che sono messe in relazione nella commissione parlamentare, cluster board of directors, quello riferito ai consigli di amministrazione, e cluster social network analysis, quello qualificato dagli indici di centralità. Allora, questo è un lavoro che ha richiesto molto molto tempo, perché noi siamo dovuti andare a ricercare non solo la corrispondenza dei nominativi presenti nelle imprese considerate nel calepino dell'azionista, che come vedete sono un numero consistente, lo abbiamo fatto per 3 anni, sono 172 nel 1980, 202 nel 1981 e 205 nel 1982. E come vedete, quasi tutte le imprese appartenente alla Borsa di Milano citate nel calepino dell'azionista hanno almeno un membro del consiglio d'amministrazione in comune. Questi sono i numeri di membri del consiglio d'amministrazione in comune tra le imprese: 163 su 172 nell'80, 192 su 202 nell'85, 193 su 205 nell'82. Ma se andiamo a considerare tutti i legami, visto che alcuni membri hanno più di un legame, cioè siedono in più di due consigli d'amministrazione, beh, allora
i legami sono enormi. Cosa ci dice questo? Beh, ci dice che il nostro sistema di relazioni, quantomeno in questi anni, è profondamente integrato, è profondamente concentrato, cioè sono poche le figure che prendono decisioni per le imprese quotate in borsa. Sono quasi sempre le stesse e siedono in più consigli di amministrazione. Ora, questa cosa trova anche una conferma per quanto riguarda la storia attuale. C'è un libro molto bello, scritto da una sociologa che si chiama Jocelle Dagnès, è una sociologa italiana, è valdostana, e ha pubblicato le sue ricerche di circa un decennio nel 2018, anche se è una giovanissima studiosa, in un testo del Mulino che si intitola I posti di comando, individui, organizzazioni e reti nel capitalismo finanziario italiano. Dagnès si interessa soprattutto dell'ultimo periodo, quello che tiene dentro le vicende della crisi finanziaria del 2007 e del 2008, ragiona su un arco temporale che non va più in là degli anni 90. E al di là degli esercizi che pure lei fa di social network analysis, da sociologa, la brava sociologa, svolge anche delle interviste a figure che fanno parte dei consigli di amministrazione delle imprese che oggi sono quotate in borsa. Vi leggo due dichiarazioni da parte di figure che sono diverse chiaramente, ma che sono anche molto diverse per quanto riguarda lo stile del loro linguaggio e che chiaramente sono anonime nella ricerca pubblicata da Jocelle Dagnès. Questo dice: la persona che viene nominata nel CDA gode della fiducia della persona che la propone. Questa è la prima cosa. Un altro dice: non ti metti in consiglio uno che non sai chi è. Quello te lo ritrovi con le liste di minoranza, che se gestite con certi criteri sono analoghe alle tue, né più né meno. Se gestite con altri criteri, ti trovi dei rompiballe. Più elegante un altro intervistato: io credo comunque che in un consiglio qualche consigliere indipendente autorevole conta, più che il numero conta la qualità. In un consiglio basta che ci siano una o due persone preparate autorevoli, che se queste persone pongono problemi, lo stesso capo azienda, appunto, è la volta che magari ci ripensa, ripropone, rimodula la proposta, eccetera. Storicamente, molti dei CDA erano composti per come è fatta proprio la struttura dell'economia italiana, da società che avevano relazioni, rapporti e interessi con altre società. Il consiglio di amministrazione, un altro intervistato, riflette le strutture sottostanti dell'economia capitalistica che ci sono. In Italia l'economia capitalistica è molto basata su questi scambi di favore. Io prendo una piccola partecipazione da te, tu la prendi da me. Un terzo la prende da tutti e due e poi tutti e tre sediamo assieme in tutti i consigli. Quindi c'è in qualche modo questa caratteristica che è indipendente dalla presenza di centri di interesse come la P2 e che individua un alto livello di concentrazione di interconnessioni che caratterizza il capitalismo italiano. Questa è la connessione fra i membri del CDA della Borsa di Milano nel 1981. Come vedete, sono pochi i punti che non sono attratti dal centro. Guardate quante imprese, queste sono solo 150, perché sono le imprese che sono citate nel calepino dell'azionista, le 202, ma su cui abbiamo dati giornalieri ricavabili dalle pubblicazioni sul Sole 24 Ore. Quindi ne perdiamo 50 rispetto a quelle che fanno parte del calepino dell'azionista. E come vedete, già da questa immagine, vi è un grande
centro caratterizzato da tantissime interconnessioni e pochi punti dispersi intorno che rappresentano subsettori che anche per il tipo di attività che queste imprese svolgono non sono partecipate dal gota del mondo finanziario italiano. Queste invece sono le liste delle imprese che hanno all'interno del loro consiglio d'amministrazione un individuo presente anche nella lista dei 962. Come vedete, il numero delle imprese del 1980 era 22, aumenta a 24 nel 1981 e si riduce nel 1982 a 16. Quindi il 1982, che è l'anno successivo allo scoppio dello scandalo, ridimensiona notevolmente anche le infiltrazioni di figure riconducibili alla P2 all'interno del consiglio d'amministrazione, dei consigli d'amministrazione delle 150 imprese che abbiamo selezionato nel 1981, ma in generale, perché qui il dato che prendiamo in considerazione è quello del calepino dell'azionista, senza considerare la presenza o meno all'interno del bollettino reso disponibile quotidianamente dal Sole 24 Ore. Come vedete, abbiamo dei nomi che riconoscete: la centrale finanziaria, persino Mediobanca. Vi ho detto, Mediobanca però rappresenta il massimo ostacolo della P2, eppure la P2 infiltra con due persone Mediobanca, ed Enrico Cuccia quindi deve sostenere anche un conflitto interno al suo CDA. Sarebbe molto interessante da questo punto di vista che qualcuno che abbia vocazione archivistica di storico economico, ma che abbia anche le conoscenze adeguate di economia finanziaria, faccia una ricerca negli archivi di Mediobanca per verificare se ci sono dei verbali dei consigli di amministrazione in cui emerge questa conflittualità ipotizzabile tra Cuccia e i soggetti facenti parte del consiglio di amministrazione di Mediobanca, ma riconducibili a P2. Vi è anche la Dalmine, che voi conoscete bene, e basta leggere questi nomi per rendersi conto che vi è una grande presenza di banche: la Banca Commerciale Italiana, il Banco di Roma, che vi ricordate ebbe un ruolo fondamentale per il primo salvataggio, quello che si realizzò anche con il placet di Banca d'Italia del 1971 delle banche sindoniane, il Credito Varesino, oltre a un'importante realtà finanziaria che venne scalata alla fine degli anni 60 da Sindona dopo il fallimento della scalata di Bastoggi, che è Toro Assicurazioni. Interbanca anche, insomma, abbiamo una centralità del ruolo delle banche che pur perdendo pezzi nel 1982 resta. Okay? Questo è un altro, sono altri dati interessanti. Attenzione, vi faccio presente che una gran parte del lavoro che ho dovuto condurre ha comportato il fatto di essere certi che i nominativi presenti nei CDA fossero effettivamente le figure che partecipavano anche alla P2, che erano quantomeno presenti nella lista della P2. E questo ha comportato che andassi anche alla ricerca sui quotidiani di una conferma rispetto proprio alle vicende biografiche di queste figure. Vi faccio presente che ho trovato almeno una decina di omonimie che ho dovuto chiaramente scartare, perché pur chiamandosi allo stesso modo non si trattava delle stesse persone che facevano parte della lista della P2. Questo perché ve lo dico? Perché nel corso dei vostri studi, soprattutto se rimarrete in questa università, vi troverete ad apprendere delle procedure di machine learning, l'utilizzo di software di computer che vengono utilizzati moltissimo in questo tipo di analisi, proprio per andare a verificare la compresenza di persone
in luoghi diversi. Ora, un computer però non ha la capacità di comprendere se si tratti solo di omonimia o se sia effettivamente la stessa persona. Questo presuppone che facciate ricerca nel modo tradizionale e dovete farla, perché sennò farete anche delle belle pubblicazioni, ma rischiate di essere inattendibili. E questa è una cosa che dovete sempre ricordare. Bisogna avere molto scrupolo, non solo dal punto di vista analitico computazionale, ma anche dal punto di vista delle tecniche tradizionali che fanno di uno studioso un bravo studioso. E queste tecniche, per molti aspetti, riguardano proprio l'analisi delle fonti nel modo in cui ci insegnano gli archivisti e gli storici. Altra cosa che vale la pena prendere in considerazione è a questo punto il bagaglio di conoscenze necessarie dal punto di vista computazionale e analitico. Dobbiamo qualificare le tipologie di collegamenti, e in questo ci aiutano degli indici messi a punto dagli esperti di network analysis. Ce ne sono molti di indici di centralità. Il concetto di centralità all'interno di una rete non è catturabile attraverso un unico indice. Quello ovviamente più comprensibile è questo, il degree centrality, che è il numero di collegamenti di un nodo. È del tutto evidente che se un nodo di una rete ha tanti collegamenti con altri nodi della rete, è importante per quella rete. Ma questo non è l'unico elemento interessante, perché ci deve interessare anche il numero di volte che un nodo fa da ponte lungo il percorso più breve tra due altri nodi. Questo numero di volte che un nodo fa da ponte per mettere in relazione altri due nodi ci dà un'informazione diversa dal semplice numero di collegamenti di un nodo. Ed è catturato questo indice, questa caratteristica, da un altro indice, il cosiddetto betweenness centrality. E poi un altro indice ancora che si chiama IM vector, che considera non solo il numero di connessioni che un nodo ha, ma anche chi è collegato, dando più valore ai collegamenti con un punteggio più alto in termini di degree centrality. Ok? Noi quindi nella nostra analisi cerchiamo di prendere in considerazione queste tre dimensioni, ve ne sono anche altre. L'analisi di queste tre dimensioni però ci informa sul ruolo che le specifiche aziende, in particolar modo nel nostro caso ci interessano quelle infiltrate dalla P2, svolgono nella rete. È interessante in particolar modo confrontare la variazione di queste misure tra l'80 e l'81. In effetti il network sembra più concentrato e le imprese collegate alla P2 sono più centrali. È come se tra l'80 e l'81, ma probabilmente questa è una tendenza che potremmo ravvisare anche ampliando la nostra analisi nel passato, dall'inizio degli anni 70, il network P2 va alla conquista di nuovi consigli di amministrazione, sfruttando le interconnessioni già esistenti che caratterizzano la forte concentrazione delle aziende quotate in borsa. Quindi la P2 anche rispetto alla borsa sfrutta le strutture vigenti, esattamente come fa infiltrandosi nelle istituzioni repubblicane. Perché perdere tempo a costruire una infrastruttura quando basta conquistarla, e neanche complessivamente, ma nei suoi punti strategicamente più rilevanti? Questa è una strategia che si riscontra anche nel modo in cui operano, per esempio, gli organismi criminali, che tentano di infiltrarsi
nei luoghi rilevanti per prendere decisioni apparentemente ineccepibili dal punto di vista formale. Che cosa ho fatto per cercare di costruire le connessioni vigenti sul mercato finanziario? Dopo aver visto la presenza in CDA dei membri riconducibili alla lista di Castiglione-Fibocchi, per capire la connessione tra singoli consigli d'amministrazione e la rete P2, ho dovuto comunque costruire le connessioni fra i CDA di tutte le imprese. E beh, si prende l'impresa infiltrata dalla P2, per esempio la Banca Commerciale Italiana, la lista delle imprese del Calepino, e si contano le persone in comune nel CDA. Lavoro questo che io ho svolto senza utilizzare un programma che funzionale, ma proprio contandolo manualmente, ma che vi consiglio di svolgere laddove vorrete utilizzare queste tecniche, apprendendo adeguatamente i software che in questo vi possono facilitare molto. Guardiamo al modo in cui le imprese che fanno parte del network che abbiamo costruito guardando alle compresenze nei CDA si comportano in termini di indici di centralità. Le imprese qui con l'asterisco sono le imprese infiltrate dalla P2. Nel 1980, tra le prime 10 imprese per indici di centralità, troviamo al secondo posto una impresa importante, ve l'avevo detto, che è infiltrata dalla P2, su cui la P2 ha operato una scalata che gli è riuscita attraverso Michele Sindona e Roberto Calvi, la centrale finanziaria, che ha un degree centrality che è di 33, ha 33 interconnessioni, ma ha anche valori molto alti del between centrality e dell'eigenvector centrality index. Vedete la Bastoggi che non riesce ad essere infiltrata dalle operazioni di Sindone Calvi, ha anche questa degli indici di centralità molto alti. Per questo la P2 è interessata alla scalata di Bastoggi. Guardate, queste imprese fanno tutte parte del comparto assicurativo finanziario. Le imprese che hanno più connessioni, sono quelle proprio che in qualche modo svolgono una funzione di intermediazione nella messa a disposizione delle risorse finanziarie per imprese che invece operano nell'economia reale, che qui comunque ci sono, c'è cioè per esempio la Montedison. Nel 1981, pur assistendo a una riduzione della presenza di imprese nella top 10 riferita alla centralità, agli indici di centralità, assistendo ad una riduzione delle imprese appartenenti alla P2, rimane salda, diciamo, tra le prime imprese caratterizzate da maggiori connessioni, la centrale finanziaria. La Montedison a questo punto non è più infiltrata dalla P2 nel 1981, che rivolge evidentemente l'attenzione su altre imprese. La P2 comunque è ben presente, come abbiamo visto dalla lista precedente, le imprese che sono infiltrate dalla P2 aumentano considerevolmente, aumentano di 2 unità nel 1981, ma la loro presenza nel Gotha, misurato con gli indici di centralità, tende a ridursi, forse perché c'è una reazione da parte appunto del
della finanza laica architettata da Cuccia per difendere maggiormente gli interessi non piduisti sulla borsa, o meglio, all'interno delle imprese che ritroviamo anche quotate in borsa, che rappresentano le imprese principali del capitalismo italiano. Nel 1982, dopo l'esplosione dello scandalo, nella top 10 delle imprese a più alta centralità, misurata dai tre indici che vi ho illustrato, non c'è più nessuna impresa della P2. Questo non significa evidentemente che la P2 non si sia riorganizzata e che magari un'altra analisi, però a questo punto che diventa più complicata, perché bisognerebbe verificare se i nominativi che fanno parte dei 962 semplicemente non sono più presenti nei CDA, ma al loro posto entrano figure a loro riconducibili. Questo non significa quindi che un'altra analisi, però, che ha questi elementi di difficoltà, non porti a mostrare in realtà altre dinamiche di infiltrazione all'interno dei CDA. Questi sono gli indici di centralità delle imprese infiltrate nella P2, delle più rilevanti imprese, quelle che hanno indici di centralità, le 10 che presentano indici di centralità maggiori, che vengono riportati qui per tutto il triennio preso in considerazione. La Monteris è un asterisco proprio perché la P2 la infiltra solamente per l'anno 1980, quindi non può essere considerata un'impresa infiltrata nella P2 nel 1981 e nel 1982. Come vedete, dietro Toro Assicurazione abbiamo ben tre banche. Abbiamo la Dalmine, Mediobanca con la sua situazione particolare di cui vi ho accennato precedentemente, e Interbanca, Finsider. Comunque, insomma, nomi importanti del capitalismo italiano con indici di centralità che sono comunque sia molto alti per quanto riguarda il degree centrality. Addirittura, tranne Finsider, gli altri indici di centralità tendono a restare ad un livello elevato, in alcuni casi, per quanto riguarda la Dalmine, ad aumentare sia nell'81 che nell'82, anche se di poco. Nell'82 chiaramente stiamo parlando in talune circostanze di imprese come la centrale finanziaria che hanno perso nel consiglio d'amministrazione membri riconducibili alla P2, perché lì sì si ha una chiara reazione anche istituzionale che ridefinisce i consigli d'amministrazione di alcune delle imprese infiltrate. Il network esisteva come struttura stabile indipendentemente dalle connessioni create dalla P2, e la loggia forma dei cluster, oltre a relazioni direttamente attribuibili alla P2, sfruttando il sistema che era già presente. Passiamo alla seconda parte dell'analisi. A questo punto io ho tre variabili, che sono variabili qualitative, che valgono 0 e 1, a seconda che l'impresa sia nel cluster composto dalle imprese citate nella commissione Anselmi, oppure sia nel cluster composto dalle imprese in cui vi è almeno un membro del consiglio di amministrazione presente nella lista della P2, oppure sia nel cluster che prende in considerazione solo le imprese caratterizzate dai più alti indici di centralità riconducibili alla P2 nel 1981. A questo punto mi chiedo qual è l'evento principale che offre il miglior punto di osservazione per valutare le conseguenze di far parte del network P2, per mettere a punto la mia event analysis. Ho due candidati. Il 17 marzo 81, che è il giorno in cui la Guardia di Finanza trova la lista, e il 21 maggio dell'81,
cioè il giorno in cui il primo ministro Arnaldo Fordani rende pubblica la lista al Parlamento e i parlamentari la rendono pubblica ai giornali e scoppia lo scandalo. Beh, la cosa che ho deciso di fare, dopo aver analizzato gli andamenti borsistici, è stata quella di focalizzarmi sul secondo giorno, proprio perché è quello che individua, che è più prossimo al punto di inversione del trend borsistico generale. Quando si fa un event analysis, oltre all'evento su cui centrare l'analisi, bisogna costruire una finestra che copre in modo simmetrico le date precedenti all'evento e le date successive all'evento. Nel mio caso significava andarsi a ricopiare i valori delle azioni che quotidianamente apparivano nel calepino dell'azionista e racchiudere tra come gruppo a sé stante le imprese infiltrate dalla P2 e poi costruire l'altro gruppo, che è il gruppo di controllo, cioè le imprese fuori dalla P2. Quindi un lavoro molto lungo. Per cui all'inizio abbiamo costruito una finestra fatta di circa 3 mesi e mezzo precedenti all'evento, un periodo che va dal 2 febbraio 81 al 20 maggio 81, e di circa 3 mesi e mezzo successivi all'evento, che va dal 22 maggio 81 al 31 agosto dell'81. Poi abbiamo provato a ampliarla. Probabilmente continuerò a provare ad ampliarla fino a che ha senso questa cosa, quello che ci interessa è proprio capire dove è significativa la variabile, una delle variabili cluster, cioè appartenenza al network P2, per la variazione dei rendimenti delle azioni quotate, emesse dalle aziende quotate sulla borsa di Milano. Perché facciamo questa cosa? E perché ha senso, come dimostra anche una serie di studi che sono dedicate a domande di ricerca analoghe e che utilizzano la stessa tecnica. Questi studi mostrano che le imprese politicamente connesse a partiti politici, quindi non a strutture segrete, hanno maggiori benefici rispetto ai loro concorrenti, che sono meno capaci di stringere relazioni politiche. Come se sui mercati finanziari le informazioni necessarie a organizzare delle strategie di compravendita fossero migliori quando si hanno delle connessioni con delle figure che sono riconducibili alla politica. Vi sono tanti lavori, alcuni che riguardano vicende contemporanee, altre storiche. Viene uno in particolare molto importante per me, che è quello di Thomas Ferguson insieme a Vogt, che nel 2008 sul Quarterly Journal of Economics fa uno studio analogo, anche se su dati minori dal punto di vista del dataset, per quanto concerne la rilevanza di avere connessioni da parte delle imprese quotate in borsa in Germania negli anni 30 con il Partito Nazionalsocialista prima che Hitler arrivi al governo. Quello che si dimostra, insomma, è che queste connessioni generano un premio nel momento in cui, nel periodo successivo alla salita al potere di Hitler, proprio perché queste imprese fanno parte di un network finanziario che le lega anche agli interessi del partito nazista. Ora, questa è una slide che avete visto anche ieri, meglio l'altro ieri,
ed è il numero di volte in cui la P2 come organizzazione appare negli articoli pubblicati nel quotidiano La Stampa. Come vedete, l'andamento del numero di volte in cui la P2 appare come organizzazione è caratterizzato da una crescita che raggiunge il suo culmine proprio in giugno del 1981 e poi invece tende a scomparire proprio nel periodo in cui si diffonde il crollo borsistico e l'indagine comincia a dare dei frutti in termini anche di ristrutturazione, se volete, dei consigli di amministrazione delle società, che quindi i giornali tendono a non coprire, poi chiaramente quando inizia a lavorare maggiormente la commissione d'inchiesta e iniziano a emergere altre notizie, si ha di nuovo una crescita del numero di volte in cui la P2 appare. È interessante considerare un'altra cosa, anche se non ho utilizzato questi dati nella stima econometrica che fra un po' vi mostrerò. Qui non ci troviamo di fronte ad un'organizzazione nota. Quindi noi potremmo dire che quando si inizia a parlare della P2, prima ipotesi, è proprio allora che i vantaggi di far parte del network riconducibile alla P2 sui mercati finanziari tendono a ridimensionarsi. Quando la notizia inizia a essere pubblica, beh, allora invece quei vantaggi tendono a trasformarsi addirittura in svantaggi, scoppia lo scandalo. Prima ipotesi. Seconda ipotesi. In realtà, fino all'esplosione dello scandalo, il fatto che ci sia un'attenzione in questo caso della stampa, alla P2, potrebbe però essere un segnale confezionato come indicatore di successo, almeno fino a che non viene chiaramente argomentato come un vero e proprio scandalo. E quindi in realtà questa parte del crescente, della diffusione del numero di volte in cui il giornale, la stampa parla della P2, potrebbe rispondere non tanto a segnali di debolezza in termini di informazioni che vengono fatte circolare, ma una sorta di addirittura conferma che nonostante si tratti di una società segreta, sta cercando di pilotare l'informazione. Ora, la stampa non verrà mai infiltrata dalla P2, ma il Corriere della Sera sì, ma altri quotidiani locali sì. Quindi una operazione analoga fatta su altri quotidiani potrebbe dare conferma del fatto, ma anche qui bisognerebbe leggere gli articoli apparsi sui quotidiani, che quei riferimenti alla P2 in realtà vengono legati a messaggi e informazioni che possono essere interpretati da quelle imprese quotate in borsa, infiltrate dalla P2, come prove in realtà di una forza della P2 stessa e che quindi possano essere in qualche modo correlate con un andamento positivo. Chiaramente, dopo l'esplosione dello scandalo, il valore della presenza negli organi dell'informazione della P2 è correlato negativamente al crollo, cioè al valore delle azioni. Qual è la nostra variabile dipendente nella stima che mettiamo a punto per comprendere quanto pesa la presenza nel network P2 sui rendimenti finanziari? Sono i rendimenti logaritmici per ogni azione, che calcoliamo in questo modo, come il logaritmo di 1 più la variazione del prezzo dell'azione
come appare sul Sole 24 Ore. Quindi abbiamo il valore del prezzo nel giorno T più 1 meno il valore del prezzo nel giorno T fratto il valore del prezzo nel giorno T. Chiaramente questo rendimento è calcolato per ogni singola azione. Utilizziamo il valore logaritmico per poter dare poi un'interpretazione in termini percentuali. Allora, la prima cosa che abbiamo fatto è il calcolo è la stima dei cosiddetti rendimenti logaritmici anormali per le imprese infiltrate dalla P2 e per le imprese non infiltrate dalla P2 nel periodo di tempo che dura 75 giorni e che riguarda i giorni precedenti l'evento, dove per noi l'evento è la diffusione della lista di 962 agli organi di informazioni. Cosa scopriamo? Che i rendimenti logaritmici anormali cumulati per le aziende connesse alla P2 sono molto più alti, tendenzialmente crescenti nel periodo considerato, delle altre imprese. E alla fine del periodo le imprese collegate al infiltrate dalla P2, quindi che fanno parte del network P2, hanno visto i loro prezzi, i loro rendimenti, aumentare del 18,54% in più rispetto alle imprese non collegate, con una media giornaliera di circa lo 0,25%. Se ripetiamo questa operazione, confrontando non tanto le imprese, tutte le imprese infiltrate, ma solo le imprese bancarie collegate alla P2 con il resto delle imprese, questa anormalità dei rendimenti appare ancora più rilevante. Alla fine del periodo i prezzi delle azioni delle banche collegate aumentano del 36,23% in più rispetto alle imprese non collegate. La media giornaliera è lo 0,48%. Già questo è un risultato importante, che caratterizza il periodo pre-evento, quindi far parte della P2, o meglio, essere infiltrati dalla P2, prima dello scoppio dello scandalo, genera un vantaggio che abbiamo quantificato guardando ai rendimenti delle imprese misurati nel modo che vi ho descritto precedentemente, a partire dalla variazione giornaliera dei prezzi che le azioni hanno guardando ai dati riportati quotidianamente dal Sole 24 Ore per ciò che riguarda le imprese sulla Borsa di Milano. Ora, facciamo un altro passo, questo è l'ultimo. Facciamo una stima, in realtà faremo più di una stima, vi farò vedere solo i risultati chiaramente. Stimiamo un'equazione così fatta, facciamo dipendere i rendimenti calcolati come logaritmo di 1 più la variazione relativa dei prezzi quotidiani delle azioni riferite alle aziende, come dipendenti dai dividendi, questi sono valori annuali. È il logaritmo dei dividendi per azione pagati annualmente agli azionisti per ogni impresa, l'indice borsistico di riferimento della borsa italiana negli anni 80, che consiste nelle 30 classi di azioni più negoziate sulla borsa, e più, a seconda del modello sottoposto a stima, la variabile Dummy, che cerca di misurare l'appartenenza alla P2. Quindi confronteremo tre diversi modelli, uno in cui la Dummy rappresenta il cluster ricavabile dalla lettura della commissione Anselmi, un altro in cui il cluster è composto dalle imprese in cui almeno un membro del consiglio di amministrazione è nella lista della P2, il terzo invece è rappresentato dal cluster più restrittivo,
ristretto che prende in considerazione solo le imprese caratterizzate da alti indici di centralità infiltrate dalla P2. Che cosa otteniamo? Allora, innanzitutto noi facciamo una stima dei dati riferiti a prima dell'evento e poi una stima dei dati riferiti a dopo l'evento. Quindi consideriamo serie storiche che guardano ai dati raccolti nei 3 mesi e mezzo precedenti all'evento e poi serie storiche che prendono in considerazione i dati riferiti ai 3 mesi e mezzo successivi all'evento. Ora, come vedete, i modelli che sottoponiamo a stima sono 6. Perché? Perché abbiamo 3 modelli in cui consideriamo i dividendi come variabile di controllo pagati nell'anno precedente, nel 1980, come se volessimo vedere se il fatto di aver pagato dei dividendi di un certo ammontare nell'anno precedente può avere delle influenze sul valore dei rendimenti dell'impresa nell'anno 81, e invece in altri modelli prendiamo in considerazione come variabile di controllo i dividendi pagati nell'81, quindi in qualche modo cattura l'aspettativa di avere alti dividendi che viene catturata, viene anticipata dal valore del rendimento riferito alle azioni. Quindi per ciascuna variabile che cluster che cerca di cogliere quanto pesa l'appartenenza al network P2, abbiamo 2 stime che dipendono dalla variazione della variabile di controllo che prende in considerazione i dividendi, che sono però una variabile annuale. Ora, innanzitutto vi faccio vedere che il numero delle osservazioni per ciascuna stima è molto alto, 11.348. In secondo luogo vi faccio vedere che le variabili che segnalano l'appartenenza al network P2 sono sempre significative. Sono variabili dummy, quindi il valore, la quantificazione, diciamo che non ha un granché di significato, non ha un significato importante, ma il segno sì. Abbiamo un segno sempre positivo e che appare significativo statisticamente sempre per ciascuno dei cluster che consideriamo per descrivere l'appartenenza alla P2, ed è più significativo per il cluster costruito a partire dall'analisi della relazione Anselmi e per il cluster più ristretto, quello che si limita a inserire le società P2 che abbiamo visto nella nostra social network analysis avere degli indici di centralità maggiori. È significativa come variabile di controllo solamente quella che cattura i dividendi del 1981, ma sono valori molto molto piccoli, sono prossimi allo zero. Come sono prossimi allo zero anche i valori dell'altra variabile di controllo, quella che considera il mid-trend. Quindi ci troviamo di fronte a una stima costruita su una banca dati molto ampia. Sicuramente questo è un modello la cui specificazione può essere migliore, ma che non soffre, visto il valore del test Darwin-Watson, di un problema di autocorrelazione dei residui, che ci dice che nel periodo dei 3 mesi e mezzo precedenti allo scoppio dello scandalo, ci dà conferma che l'appartenere alla P2 dà un risultato positivo catturato dalle nostre variabili qualitative, che ci indicano l'appartenenza al cluster P2 in modi diversi. Cosa accade invece nel periodo successivo? Limitandosi ai 3 mesi e mezzo successivi, non abbiamo nessun risultato significativo statisticamente. E questo, anche se abbiamo qui dei risultati in cui i coefficienti sono negativi, quindi l'appartenere alla loggia P2 scoppiato lo scandalo nei 3 mesi e mezzo successivi sembrerebbe far perdere
la borsa in generale, ma non è che le imprese del rapido sono danneggiate maggiormente rispetto alle altre, almeno nei 3 mesi e mezzo successivi. Adesso ci concentriamo sugli effetti settoriali, cioè guardiamo solo alle imprese della borsa che fanno parte del comparto banche assicurazioni e confrontiamo tutte queste imprese con quelle appartenenti al network P2 di questo comparto e lo facciamo anche per gli altri comparti in cui è suddivisibile la borsa, prodotti chimici, commercio e comunicazione, servizi finanziari e industria mineraria e metalli. Chiaramente noi ci aspettiamo che banche, assicurazioni e servizi finanziari, che sono molto infiltrate dalla P2, siano i cluster più interessanti su cui operare il confronto. Allora, i valori che otteniamo, guardate, il cluster 1 è quello delle banche assicurazioni, il cluster 4 è quello dei servizi finanziari. Andiamo a vedere la variabile dummy appartenenza alla P2 e infatti nel cluster 1 ritroviamo un valore positivo e significativo. È l'unica. Quindi nei 3 mesi successivi, quando ci soffermiamo solamente sul numero delle imprese che sono limitate al comparto bancario e assicurativo, riconfermiamo la convenienza appartenere alla loggia P2, che invece non otteniamo nell'appartenenza agli altri cluster. E non troviamo anche qui, quando guardiamo invece al periodo successivo, un danno maggiore rispetto a quello subito dalle altre imprese in una fase calante del mercato finanziario. Se ampliamo la finestra, cioè se guardiamo al periodo che precede l'evento, aggiungendo un mese, aggiungendo 30 giorni in più, chiaramente il numero delle osservazioni aumenta, quindi questo migliorerà la significatività statistica di tutto quanto il modello. E riotteniamo una conferma dei nostri risultati di significatività dell'appartenenza al network P2 sui diversi indici che abbiamo, le diverse variabili dummy che abbiamo costruito per misurare questo. Se ci concentriamo anche sui giorni successivi all'evento con questa nuova finestra, ampliando il nostro risultato, beh, scopriamo che se misuriamo l'appartenenza alla P2, andando a vedere semplicemente le aziende che fanno parte della ricostruzione del network riscontrabile nella relazione Anselmi, abbiamo quello che ci aspettiamo, cioè che ampliando la finestra, quelle imprese hanno delle performance negative maggiori delle imprese non appartenenti al network nei giorni successivi allo scoppio dello scandalo, ampliando la finestra a 4 mesi e mezzo. Ripetendo l'analisi sui cluster, abbiamo conferma della rilevanza del cluster delle imprese bancarie assicurative e abbiamo una situazione strana, che comunque sia riguarda veramente poche imprese, che considera le imprese appartenenti ai prodotti chimici che anche nei giorni precedenti allo scoppio dello scandalo, ampliando la finestra, appartenendo alla P2, hanno però una performance peggiore. Stesso discorso per quanto riguarda il commercio e la comunicazione. Questo cosa significa? Beh, significa che appartenere alla P2 conviene quando, in termini di rendimenti finanziari, quando si è una banca o un'assicurazione. Okay? Le imprese invece appartenenti all'economia reale devono avere una funzione diversa, quindi il loro ri avere risultati peggiori in termini di rendimenti probabilmente funzionale ad altri obiettivi. Qui si sarebbe da approfondire. Quando andiamo a costruire l'analisi per cluster nei giorni successivi ampliando la finestra, l'unica significatività è quella del cluster 2,
quella dei prodotti chimici, che in realtà perde un pochino di più rispetto agli altri, al mercato, ma anche qui diciamo quello che ci interessa maggiormente, anche vista la composizione del network, è proprio il settore bancario e assicurativo. Quindi le imprese, le banche e le assicurazioni infiltrate dalla P2 beneficiano di rendimenti superiori rispetto alle altre imprese. E non beneficiano di rendimenti negativi maggiori dopo che scoppia lo scandalo. Conclusione: le imprese che identifichiamo come parte del cluster P2 ottengono per una specifica finestra di eventi, 4 mesi e mezzo, sovra performance finanziarie prima dell'evento, questo lo riscontriamo anche a 3 mesi e mezzo prima, e sotto performance finanziarie dopo l'evento, solamente in alcuni casi. I coefficienti sono significativi per quanto riguarda tutti gli indici che abbiamo costruito per quanto riguarda i cluster quando parliamo di sovraperformance finanziarie, mentre sono significativi anche per la sottoperformance finanziaria solamente per il cluster costruito a partire dalla relazione Anselmi. E la Commissione Anselmi ha notato che la disponibilità finanziaria della P2 potrebbe essere finalizzata alla corruzione delle strutture istituzionali italiane. Quindi una parte delle plusvalenze anche ricavate soprattutto dal comparto bancario assicurativo intentato dalla P2 potrebbe essere stata utilizzata a queste finalità. D'altro canto, come anche ieri avevamo notato, leggendo alcune parti del piano di rinascita nazionale della loggia P2, si era concentrato su questo soprattutto Giuseppe Amari. Nel piano di rinascita nazionale emerge una frase particolarmente significativa: partiti politici, stampa e sindacati costituiscono oggetto di sollecitazioni possibili sul piano della manovra di tipo economico-finanziario, giro di parole che potremmo interpretare come corruzione. La disponibilità di cifre non superiori a 30 o 40 miliardi sembra sufficiente a permettere ad uomini di buona fede ben selezionati di conquistare le posizioni chiave necessarie al loro controllo. Governo, magistratura e Parlamento rappresentano invece obiettivi successivi. Bene, direi che veramente possiamo ritenerci soddisfatti di questa settimana che abbiamo dedicato a questo caso studio. Io spero di aver sollecitato in questo caso con un significato positivo il vostro interesse a questo particolare evento storico che ha delle grandi ripercussioni, come abbiamo visto, anche per comprendere le manovre di politica economica di un'Italia in crisi nel corso degli anni 70 e che anche, ho cercato di mostrare oggi, un grande interesse per quanto concerne la possibilità di studiare problemi riconducibili a quelli del peso che hanno i gruppi di interesse attraverso tecniche econometriche molto all'avanguardia. Spero veramente che possiate far tesoro di queste lezioni nel corso della vostra prosecuzione agli studi. Ci sono delle domande? Allora, se non ci sono delle domande, vi saluto e ci vediamo mercoledì prossimo.